2012 siamo nell'osservatorio numero 3 con Francesco Di Emanuele e c'è una situazione straordinaria. Il lago è molto basso e c'è ancora la nebbia. Sembra davvero la pianura padana. Ci siamo svegliati con la bruma. Ci sono gli aironi bianchi maggiori, i cenerini, le garzette e poi tanti limicoli. Ci sono le avocette, le vittime reali, ci sono i peccaccini, la passata la pantana. È straordinario. Queste tracce che si vedono in primo piano sono tutte tracce di daino.